Blomaci! Sì, però onestamente non è che sono, non ho detto tutto quello che penso, non sono contento quando si perde qualcosa. I primi 20 minuti non mi sono piaciuti perché loro dovevamo accorciare prima dalla parte sinistra nostra sugli uomini, forse non sono stato bravo io a farmi capire. Secondo tempo qualcosa è cambiato, però tornando al primo tempo, la gestione, a me piacciono molto i cambi di gioco, arrivare prima sulla porta. Dovevamo gestirla secondo me meglio nella fase di centrocampo, la palla, sull'1-0 abbiamo preso un gol che secondo me si poteva fare almeno, perché dovevamo accorciare prima su Caccia, perché Caccia tutto ha, ma meno che... un po' di preoccupazione c'è, dalla parte sinistra c'era, molto bene la parte destra dove anche Gonzalez insieme a Verde che viene dentro, ecco, dovevamo dare un po' più di spazio secondo me Verde quando viene dentro le linee, però secondo tempo a me non mi è piaciuto, a livello caratteriale, a livello di anche di conclusione, perché noi abbiamo avuto però dobbiamo migliorare e non far ripartire più gli avversari come ha avuto due situazioni nel primo tempo. Che cosa bisogna fare? Bisogna lavorare, perché sono convinto che possiamo uscirne, insomma, da questa situazione. È ovvio che le cose che bisogna migliorare li so, vediamo un po' in settimana. Ma questo devo dire che pesa fino a un certo punto, perché io vorrei che loro entrassero un attimino anche con la testa un po' più meno condizionata, perché se abbiamo visto che eravamo in 10 e abbiamo tenuto il pallino sempre noi, vuol dire che qualcosa questa squadra sotto l'aspetto caratteriale c'ha, insomma, è quello che mi è piaciuto. Volevo tornare un attimino indietro sugli episodi. Ecco, noi abbiamo avuto diversi episodi, tra virgolette, il palo di Ardemagni, è il rigore di Ardemagni che un attimino mi pesa un attimino, perché la partita, come voi sapete, cambia. Loro hanno avuto il rigore che secondo me non si vede bene, perché non si vede bene, perché è inutile dirlo. Però non mi attacco agli episodi, però qualcosa di positivo si è visto. Sono convinto di poterla migliorare. Perché se no non sarei qui, dobbiamo migliorare alcune cose, non dare i due mediani bene, però vanno secondo me aiutati in un'altra maniera. Lavoriamo. Walter, lo dicevi anche tu prima, bisogna in qualche modo, insomma, al di là della sfortuna che ha vinto la gara indubitabilmente, dobbiamo fare ripartire da quest'ultimo quarto d'ora, che in qualche modo un po' di carattere in più, di personalità rispetto alle precedenti gare si è visto. Ma io direi il secondo tempo meglio, perché come abbiamo visto, non sotto l'aspetto, meglio nell'accorciare anche lo stesso Dancor, che non è il suo ruolo quello lì, mi assumo io la responsabilità,
però ha accorciato meglio, forse perché poi io mi metto un attimino il mio secondo, il mio collaboratore a scrivere quello che dico e poi glielo correggo tra primo e secondo tempo. Direi bene il secondo tempo, bene sotto l'aspetto dell'accorciare in avanti, ecco. Dobbiamo ancora migliorare perché dobbiamo avere ancora più situazioni da gol, secondo il mio punto di vista. E questo ci deve far capire che la Serie B non è così difficile, bisogna un po' più di una serenità, ma è anche di un po' più di autostima, secondo me. Mister, come pensa di risolvere il numero di gol che Tarellino ha preso fino adesso e proporre magari Verde a De Magni e Castaldo, no? Quindi non dando quella giusta copertura, quella certezza, sicurezza, copertura, diciamo, Ma io credo che un allenatore ha il dovere di mettere in condizione i giocatori che vede. Io credo che l'equilibrio, come ha detto lei, è giusto trovarlo. Sono convinto che lo troveremo. Mister Gitai viene recuperato, abbiamo visto che è stato molto bene. Lei come lo vede, difesa o centrocampo? Beh, è un ragazzo che può fare la fase di difesa molto bene, anche di centrocampo. Direi che ecco, dobbiamo correggere alcune cose, però sono stato contento del suo ingresso, non avevo dubbi, perché è un giocatore che ha grande esperienza, sa trasmettere molto carattere dentro la squadra. Buonasera. Buonasera. Belloni riportato sul campo dell'elezione, mi è sembrata una bella iniezione anche di forza e capacità di cross, può diventare un giocatore importante? Molto, molto, molto importante. Mi dispiace l'espulsione perché doveva entrare Moculo e poi ho dovuto ricambiare un po' tutto perché con Bellone di là i cross dovevano arrivare per due. Sono arrivati però con due strong forti di testa, potevamo far meglio. Purtroppo ho dovuto ricambiare un attimino tutto, è andato molto bene anche Camarà sulla destra che ha portato quella qualità che la squadra ha bisogno. Ecco, ecco, noi dobbiamo migliorare un po' la fase di centrocampo, questo vediamo di migliorarla. Via. Ma sarebbe ipotizzabile, io le faccio una domanda ipotetica poi sotto la sua correzione, sarebbe ipotizzabile un attacco con due ali, cioè tipo Verde e Belloni e un solo centrale forte di testa in attacco? Tutto è possibile. Un allenatore oggi, come ha detto lei, è anche possibile. Prego. Prego. Oggi si è visto qualcosa. No, noi dobbiamo trovare un equilibrio, onestamente, credetemi, al di là delle sovrapposizioni come dice lei, credo che oggi era importante fare risultato, innanzi portare e trovare un certo equilibrio dove penso che questa squadra la possa ottenere, è ovvio che poi bisogna lavorarci con a me il girare palla da dietro piace fino a un certo punto, a me piace arrivare prima davanti alla porta, insomma, cercheremo di correggere un attimino tante cose. Cos'è successo questa sera a Radonici? Come? A Radonici. Cos'è successo? E si stava facendo riscaldamento e poi si è sentito il ginocchio che non c'aveva qualche cosa, qualche problema. Il tocco di mano di Crecco sul tiro di Cascia? Sì. Ha fatto una parata, mi sembra, straordinaria sul tiro di Cascia. Vabbè, comunque credo che al di là di tutto, noi è 5 partite che subiamo degli episodi negativi. Capisco la vostra amarezza nel giudicare la partita perché magari ci può essere un episodio dubbio, ma se noi andiamo a vedere le nostre ultime partite, Brescia compreso, c'era un rigore clamoroso, però credo che al di là di tutto l'Ascoli oggi ha meritato la vittoria, fortuna o non fortuna, perché comunque anche dopo l'espulsione abbiamo avuto 4-5 occasioni per
per il 3-1, poteva pareggiare anche l'Avellino, anche loro hanno avuto le loro occasioni, il palo, è stata una partita combattuta, però non credo insomma che noi oggi abbiamo vinto solo con la fortuna, perché andiamo sotto, continuiamo a giocare, non perdiamo la testa, pareggiamo e continuiamo a giocare, credo che oggi un pizzico di fortuna ci può stare per i Legni anche che ha colpito l'Avellino, ma credo che alla stessa maniera l'Ascoli abbia fatto una partita importante e ha ribaltato dall'1-0, che non è mai facile insomma andare sotto qua l'Avellino e riuscire poi a portare a casa una vittoria. Dai, già di stamattina praticamente all'ora di pranzo non si sono presentati a pranzo, continuavano beatamente a dormire e quindi all'11:30 penso che vada a sé, infatti, cioè, vada a sé che io devo tutelare un gruppo al di là dei risultati, a livello motivi disciplinari sono rimasti fuori, non guardo in faccia nessuno sotto questo aspetto, penso che... Dai, bisogna che invece ha fatto bene fino a un certo periodo quando era fuori, adesso che sta giocando pensa di avere il posto garantito, ma mi sembra che oggi abbiamo fatto a meno da Dae e non si è sentita la sua assenza, quindi il gruppo viene prima di tutto, il singolo è una parte del gruppo, si può fare a meno del singolo e il gruppo credo che oggi abbia dato la risposta che volevo, non solo a quello che è successo ma anche alla brutta prestazione di Brescia, credo che questa sia la migliore risposta a noi stessi innanzitutto, alla società che ci aveva chiesto comunque un segnale e poi va da sé che chiaramente non finisce oggi il campionato, se possiamo fare questo tipo di prestazioni dobbiamo avere la continuità di farle il più a lungo possibile. Mister, 9 punti su 18 conquistati in trasferta, quindi possiamo avere un Ascoli formato in trasferta e poi le chiedo un parere su questa partita. Ma l'Avellino oggi era la prima volta che giocava 4-4-2, nuovo allenatore, me l'aspettavo così. Sono una squadra che ha qualche difficoltà, come noi del resto, c'è da combattere per tutti, i valori sono più o meno quelli, insomma, una squadra più forte in un reparto, l'altra non altro, e in ogni gara può succedere di tutto, perché comunque effettivamente può succedere di tutto. L'altra domanda, mi scusi? Ah, dei punti in trasferta, sì, è vero, abbiamo fatto 3 vittorie fuori, e di più di 9 perché 3 vittorie, no, abbiamo vinto a Carpi, Avellino e a Cittadella e poi però abbiamo fatto anche dei pareggi perché abbiamo pareggiato a Trapani, abbiamo pareggiato a Vercelli, sì, no, ma è vero, però in casa forse abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo seminato, sicuramente in certe partite, Perugia compreso, potevamo aver centrato la vittoria e non ci siamo riusciti, dobbiamo cambiare chiaramente marcia soprattutto in casa nostra perché è lì che dovremo conquistare la vittoria, fermo restando il fatto che nell'ultimo periodo insomma sapete, qui credo che siete anche voi degli esperti per quello che riguarda terremoto ed è chiaro che non è una situazione semplice perché comunque abbiamo giocato a porte chiuse e la prossima non lo so quello che succederà, però noi dobbiamo pensare solo al calcio e a far meglio per quello che riguarda appunto le prestazioni casalinghe. Mister, è da oltre 20 anni che il Partenio le dice bene. No, da allenatore... Comincerà da gara di Avellino Regina, no? È vero, però da allenatore è la prima volta che vinco qua, perché ho sempre, mi sembra, fatto solo un pareggio. Ho giocato con Novara, abbiamo perso, con Lentella 2 volte un pari, una sconfitta, quindi credo che... È la prima volta che da allenatore spugno il Partenio, forse nel momento giusto, soprattutto per noi, ecco. Anche l'altra volta, quando la finta da calciatore, era il momento giusto. Beh, lì abbiamo vinto il campionato con quella partita, sì. È passato un po' di tempo, però, purtroppo. Sì, non lo sapevo. Io queste statistiche, sinceramente, non le guardo tanto, insomma. Sono della filosofia che ogni gara, ogni partita ha una storia a sé, quindi subentrano tante cose, fattore C compreso, quindi... Buonasera. Mi dà una descrizione tecnica di Riccardo Rossolini, classe 97, perché nel primo tempo mi ha ricordato le vecchie ali della bella tradizione italiana. È vero, ha ragione, oggi ha fatto un primo tempo straordinario. È un ragazzo che tecnicamente è molto valido, mancino,
Mancino però bravo anche a dribblare, come avete visto sull'esterno, perché oggi ha attaccato Don Cora anche dalla parte destra, insomma sul piede suo destro. È un ragazzo, grande velocità, grande tecnica, deve migliorare sotto l'aspetto della partecipazione alla gara, essere più continuo, però è un ragazzo, insomma, che ha delle importanti capacità. Toccherà a lui chiaramente continuare a lavorare, a migliorare, a progredire in maniera continuativa, perché a volte si addormenta e chiaramente poi io lo tengo fuori. Quindi prestazioni così sono importanti per lui, per l'Ascoli, ma non devono essere una ogni tanto. Deve trovare anche lui la giusta continuità, però è un ragazzo che ha grandi qualità. Speriamo di no. Giorgi sta bene, chiaramente anche lui. Giorgi, stamattina è successo un po' di confusione, no? Perché poi Giorgi ieri aveva avuto un problema all'adduttore, era molto in dubbio, e chiaramente se io avevo gli altri due probabilmente sarebbe partito dalla panchina. Nel momento in cui sono venuti ho preso questa decisione, ho chiesto un sacrificio anche a Giorgi, e davvero capitano oggi, insomma, ha fatto tutto quello che era necessario per dare una mano alla squadra e aiutarci a vincere questa partita. Quindi io voglio vedere questo atteggiamento, questo attaccamento alla maglia, come a Giorgi, la voglio vedere in tutti, perché poi abbiamo bisogno di tutti per arrivare alla salvezza. È vero. Sa, la posta in palio era molto alta. Noi avevamo chiaramente una grande opportunità, e quando magari hai questa opportunità ti viene anche un po' il braccino corto, e così è successo. Però è vero anche, come ho detto, che abbiamo avuto 3-4 palle con Favilli 2, con Gatto, che dovevamo magari gestire meglio, arrivare a una conclusione diversa. Poi queste partite qua può succedere anche che in una mischia, un tiro da fuori, una deviazione, Avellino può trovare il pari. Oggi è andata bene, però sicuramente la gestione della palla, come ha detto giustamente lei, doveva essere indubbiamente migliore. Come? Beh, Gatto oggi si avvicina a quello che voglio io, si è avvicinato a quello che voglio io, un giocatore continuo, che ha grande gamba, che attacca gli spazi, che chiude come sul gol e azioni, insomma. Sappiamo che in alcuni elementi noi dobbiamo migliorare, però aiutano anche i risultati a migliorare. Lui è rimasto anche un po' fuori per una condizione non eccelsa, però oggi credo che, come ho detto, insomma, la risposta non è nel singolo ma nel gruppo, importantissima sotto l'aspetto proprio caratteriale, di determinazione. Siamo arrivati a una vittoria importantissima davvero. No, oh, ma si è visto che la squadra c'è, la squadra ha dato fino alla fine. Purtroppo gli episodi non li comandiamo noi, abbiamo visto che i due episodi dei due gol, rigore sì e rigore no, poteva dirci meglio, quindi nulla da rimproverarci. Lunedì si riparte, perché sabato abbiamo la partita, credo, la più importante fino ad ora. Senti, queste sconfitte sono scontri che si sa, insomma, fanno male non solo alla classifica, ma anche e soprattutto al morale. Ecco, come l'avete presa? Sì, sicuramente malissimo, perché non era assolutamente una partita da perdere, quindi è normale che c'è il rammarico, il morale pessimo, ma questo non vuol dire che siamo una squadra scarsa, che alle partite scontate. Quindi noi da lunedì cercheremo di ribaltare tutto. Senti Dariete, in passato mi sembra che già hai giocato, diciamo, come esterno, ecco. Insomma, non so qual è la tua opinione, la tua impressione in merito alla scelta di dove dire di farti giocare, ecco. Pensi di avere i requisiti per poter giocare in quel ruolo? Oppure magari potresti trovare una collocazione, un 4-1-1 o insieme a Devani in attacco? No, assolutamente. Come esterno fai un po' di difficoltà? Sì, ma quello è normale, perché il fisico ancora non ne risente, quindi bisogna solo lavorare. Ma io sono esterno naturale, e il mister dà il 4-4-2, ma abbiamo visto tutti che davanti si trasforma
in un calcio basato su tutti i movimenti, quindi non è un fermo 4-4-2, ma bensì diventa 4-2-3-1, 4-3-3, e noi davanti dobbiamo creare, non siamo assolutamente fermi, quindi il ruolo a me fa tanto piacere giocare esterno perché sono nato esterno e mi sacrificherò come sto facendo anche alla fase difensiva. Non sei più esterno, volevo dire io che arrivo in fondo alla linea e metto il pallone da me, cioè i traversoni. Almeno non ne ho visti. Oh, ma oggi è stata difficile, ma è normale, però non sembra, a me è sembrato che col Frosinone ho fatto più cross che passaggi, quindi non trovo. Non col 4-4-2 però. No, 4-3-3. Sì, è quello che ti voglio dire, ma questo non è un 4-4-2. Di base sì, però lui chiede di muoverci e davanti diventa tutto sfalsato. Ciao Verde. Ciao. Sì. Immagino già nel tuo quartiere quali ricordi avrai evocato con la magistrale punizione di oggi, però volevo chiederti perché ti si vede troppo poco andare alla conclusione, magari rientrando sul tuo sinistro, cioè sei più dedito all'assist, però sì, hai un bel tiro e credo che per l'economia della squadra potrebbe essere anche una soluzione buona quella di accentrarti. Sì. Sicuramente. Quello pure che hai detto tu è normale, ma se la squadra ci attacca e spinge non posso lasciare il terzino contro l'esterno e l'altro terzino, è normale che devo recuperare a dare una mano, è tornare normale, purtroppo quello è il ruolo e ci adattiamo a tutto. Sì, per noi oggi era una partita, come penso anche per voi, insomma eravamo tutte e due in una posizione di classifica non bellissima, è vero che manca ancora tanto, però è anche vero che quando comunque stai in questa posizione comunque un minimo di preoccupazione c'era sempre, no? Quindi era importante per noi, era importantissimo cercare di venire qua e più che altro dimostrare a noi stessi che ci siamo, ecco, che non abbiamo mollato e che comunque alcuni valori che l'anno scorso una parte di questo gruppo ha messo esistono ancora e quindi dobbiamo dimostrare a noi stessi che ancora esiste, quindi dobbiamo continuare su questa via qui, perché la Serie B è un campionato difficile, un campionato lungo dove queste partite saranno, ce ne saranno ancora tante di queste partite, di queste situazioni, quindi chi non lo conosce bene è bene che cominci ad abituarsi a questo tipo di clima. In ogni caso, senza la fortuna, soprattutto in questo calcio attuale, in questa Serie B, non si va da nessuna parte. Oggi l'Avellino ha subito, diciamo, un po' la fortuna avversa, la sorte avversa a favore dell'Ascoli, perché sull'1-1 ricordo quella traversa di Altemagni e poi il 2-1 nella serrata finale, il palo di Cimisì. Insomma, diciamo che avete avuto dalla terra bendata una buona mano. Sì, sicuramente l'Avellino ha avuto un paio di occasioni importanti per andare in vantaggio e poi per pareggiare, quindi sicuramente un minimo di sfortuna l'ha avuta, però ogni partita è una storia a sé. Noi due domeniche fa col Perugia abbiamo subito un torto arbitrale grosso come una casa, un rigore non dato al 93esimo, dove comunque se vinci la partita poi stiamo a parlare di altre cose anche in casa nostra, quindi io penso che poi ogni partita ci sono dei, non solo delle errori arbitrali, parlo proprio in linea di massima, nel contesto generale ci sono degli episodi a favore, a sfavore, penso che poi in un campionato intero alla fine si bilanceranno per ogni squadra di questa categoria. Senti, quando parlano dell'Avellino, la prima cosa che mettono in evidenza è l'attacco che è l'Avellino. Insomma, Altemagni, Castaldo, Verde, però non riescono a segnare. Tu che di gol te li intendi, sei arrivato a quota 6, quindi sì. Ecco, qual è la migliore medicina? Cioè, che cosa necessita un attaccante per poter arrivare ad un numero di gol durante il campionato? Ma io penso che l'importanza dell'attacco che avete qui ad Avellino penso che è sotto gli occhi di tutti, nel senso che sono giocatori di categoria, giocatori che non li scopriamo certamente quest'anno. Come ho detto prima, ci sono delle stagioni in cui ti esce tutto, delle stagioni in cui puoi fare di tutto ma non ti esce niente. Probabilmente loro stanno passando un momento così, ma non è un momento solo da quello che ho visto
è un momento generale dell'Avellino, quindi a maggior ragione gli attaccanti magari soffrono un po' di più, perché poi l'attaccante quando comincia a non fare gol per 2, 3, 4 partite a livello psicologico, anche se lo nascondi, per quanto puoi essere bravo a nasconderlo, però influisce. Quindi io penso che non è un problema d'attacco, ma è un problema generale che l'Avellino in questo momento deve superare, e sono sicuro che una volta superato anche gli attaccanti faranno quello che hanno sempre fatto. Poi abbiamo passato una settimana difficile a Brescia, non avevamo fatto una buona prestazione e siamo venuti qui per riscattarci. Credo che in questo campionato, soprattutto una squadra come la nostra, magari possa sbagliare gesti tecnici, possa sbagliare scelte nell'ultimo passaggio, ma non debba mai sbagliare l'atteggiamento. Siamo giovani, siamo una squadra giovane, con giovani di prospettiva, raga vecchi, tra virgolette, con molta esperienza sulle spalle, e come ho detto, come ribadisco, noi non dobbiamo mai, mai sbagliare l'atteggiamento. Come siamo scesi oggi qui in campo, in un campo difficile, che conosco bene, dobbiamo farlo sia oggi ma tutto il resto del campionato, perché questo deve essere la nostra forza. Proprio l'atteggiamento, la differenza tra l'Ascoli e l'Avellino quest'oggi? Credo, oltre all'atteggiamento, comunque credo che il primo tempo abbiamo giocato, secondo me abbiamo giocato molto più palla noi, abbiamo giocato più palla, e nel secondo tempo invece, secondo me, io sono abituato a vedere sia le cose positive che quelle negative. Magari nel secondo tempo non siamo stati bravi negli ultimi 20 minuti a gestire il possesso palla come avevamo fatto nel secondo tempo, i primi 20-25 minuti. Comunque avevamo giocato palla, magari è subentrato un po' di timore di vincere, tra virgolette, e dobbiamo migliorare in questo, insomma, capire com'è la partita e gestirla, perché con un uomo in più dovevamo gestirla un attimino meglio. Io sa quanto sentirete amici oggi alla Avellino, quello che sia a disposizione. Ecco, che ricordi hai di Avellino? Che ricordi? Ho lasciato un pezzo di cuore su quella traversa, ogni tanto me le guardo, riguardo le immagini, perché mi è rimasta nel cuore questa città, questa tifoseria. Ieri sera in hotel mi sono fatto venire a trovare da due o tre miei amici, che stavo al Green Park Hotel, in hotel gli ultimi 6 mesi che sono stato qua. Mi sono fatto venire a trovare, comunque, gente come voi, genuina, di cuore, fa sempre piacere, insomma, persone così, che nel mondo del calcio comunque non ci sono, oppure ci sono sia magari in negativo che in positivo. Ascoli e Avellino sicuramente hanno due grandissime, grandissime tifoserie, e oggi la vittoria importante sotto tutti i punti di vista, ma anche per dimostrare ai nostri tifosi, insomma, che siamo una squadra viva, che lotta più che mai e che vogliamo a tutti i costi raggiungere questa salvezza. Dall'esterno, che idea vi siete fatti di queste difficoltà che sta incontrando l'Avellino in questo periodo di campionato? Che spiegazione si dà all'esterno rispetto a questo? Ma è un pochettino, come ribadisco io, quello che mi fa strano, comunque, con un attacco così come quello dell'Avellino, che secondo me molte squadre di Serie B invidiano, perché Ardemagni, Castaldo, Mukulu, giocatori forti, quindi non saprei, magari un pochettino di timore nel giocare, quello che ho notato magari nel giocare un attimino la palla o nell'essere più tranquilli. Sappiamo tutti che Avellino è una piazza difficile, che mette molta pressione, e ci vuole gente comunque di personalità per giocare, e comunque sono sicuro che magari col tempo si potranno risollevare, insomma, questa squadra. Okay. Mannaggia quella traversa.